con Alessandro Terrin, buongiorno, parlaci un po' di questi assoluti del tuo team, il circolo canottieri Teleremo. Ciao a tutti, no, è stato un ottimo assoluto, come sapete è il nostro secondo anno nel circuito come società e devo dire che siamo venuti qui con 7 ragazzi, abbiamo centrato una qualificazione per l'Euro Junior e abbiamo insomma un buon movimento in crescita e quindi questo ci dà molta soddisfazione. Un progetto il tuo che va sul lungo termine, me ne hai parlato tante volte, però è sicuramente un'idea che non deve fiorire tutta subito, ma negli anni, diciamo. Sì, certo, diciamo che quando poi si cerca di investire energie nel nuoto giovanile è questa l'idea, no? Cercare di creare tramite ideali sani e fare la competizione poi ai ragazzi che è alla base dell'agonismo, credo sia una chiave importante per farli crescere appunto bene. Trovi qualche piccola differenza tra un giovane, non so, magari 14enne, 15enne di adesso e quando 14enni eravamo noi? Beh, diciamo su questo punto moltissima differenza, c'è sicuramente più professionalità già da piccolini, però c'è meno spensieratezza e quindi questa cosa a volte può creare dei piccoli problemini. Infatti noi allenatori abbiamo un compito che non è più solo quello di curare l'aspetto tecnico, ma è veramente quello di creare un aspetto emozionale alla gara al 100%. E quanto aiuta il nuoto, lo sport, anche in un momento come questo che usciamo da una pandemia? Fondamentale il nuoto, assolutamente, perché poi noi parliamo di questo, ma lo sport in generale ha dato veramente un'ancora di salvezza a questi giovani in questi 2 anni difficilissimi e sono certo che proprio dallo sport e tramite lo sport usciremo tutti più forti da questo brutto periodo. Come canottieri Teleremo vi verrete premiati? Questa oggi è una soddisfazione enorme per noi, perché come dicevo sempre a voi all'inizio dell'anno, avendo una squadra senza senior che partecipavano alla qualificazione della Brema, era importante arrivare tra i primi 20 d'Italia. Con un pizzico di fortuna in più saremmo riusciti anche a salire in A2, ma siamo molto fieri di aver vinto appunto il titolo di campioni italiani di Serie B ed è un punto sicuramente di partenza che ci darà la forza di migliorarci ancora per magari il prossimo anno provare ad accedere, come si dice, nel nuoto che conta. Un'ultima domanda è la... te la devo fare per forza. La rana di oggi come la vedi? Ci sono tanti talenti, uno su tutti direi. Sì, no, dai, diciamo la rana di oggi è fantastica, il movimento è incredibile, c'è stata un'evoluzione tecnica che ha portato un miglioramento medio importantissimo e Tete Nicolò è assolutamente oggi un fuoriclasse assoluto e non lo dimostra solo coi tempi o con le medaglie che continua a vincere, ma con la mentalità che trasferisce poi a tutti gli altri, quindi sicuramente è un traino per tutto il movimento dello stile, ma mi viene di dire della nazionale italiana. Grazie mille, complimenti e in bocca al lupo per tutto. Grazie, crepi il lupo.